Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Cari amici, bentrovati. Come è diversa la richiesta di quest'uomo a Gesù rispetto a quello che abbiamo sentito dalla bocca di Giacomo e Giovanni, due apostoli che chiedono di sedere uno a destra e uno a sinistra nella gloria di Dio, del regno di Dio. E quest'uomo va all'essenziale, chiede subito quello che veramente gli manca, la vista. Anche perché abbiamo notato che poi tutto il resto gli funziona molto bene. C'ha una bella voce, riesce a gridare, riesce a esprimere anche la sua richiesta, la sua domanda, il suo bisogno più profondo. E riesce a gridare e poi balza in piedi. Ecco, ci troviamo quindi ancora lungo la strada, da Gerico verso Gerusalemme. È una strada molto difficile, l'abbiamo visto, perché è una strada che porterà alle battute finali la vita terrena di Gesù. La posta in gioco diventa sempre più elevata. Gesù si sta avvicinando al luogo dove la sua gloria si manifesterà attraverso l'itinerario di una morte ignominiosa, di una passione, di un rifiuto, di un rigetto anche della sua persona e della sua opera. Mentre fa questo cammino abbiamo visto alcuni incontri, oggi finalmente l'incontro con questo cieco. E ce n'erano tanti all'epoca di Gesù, qualcuno degli studiosi fa notare che la cecità era una malattia piuttosto diffusa, quasi endemica, e tra l'altro questo cieco è uno dei pochi che esce dall'anonimato, si dice anche il suo nome, Bartimeo, figlio di Timeo, e mendica lungo la strada, è fermo lungo la strada a fare forse quello che gli resta come possibilità, unica possibilità molto probabilmente. Ha sentito parlare di Gesù e in qualche modo si accorge, probabilmente come succede quando una persona gli manca un senso e gli altri sono ben sviluppati, e lui sente il passaggio, quindi capisce che sta passando questo famoso Nazareno, però capite che si è sviluppato un senso che va ben oltre il senso dell'udito, per cui si accorge che passa Gesù. Dentro di lui c'è un altro udito, c'è un altro sentire, c'è un'altra capacità di ascolto, e ce ne accorgeremo da come lo chiama. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Si rivolge a lui appellandolo con un titolo molto importante nella tradizione di Israele, il titolo di colui che deve essere il Messia, il liberatore, colui che verrà appunto a guarire gli zoppi per farli camminare, a ridare la vista ai ciechi, la libertà agli oppressi. Allora questo cieco, mentre i discepoli di Gesù e molta folla stanno camminando insieme con il maestro, sentendo che era Gesù, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» E qui assistiamo a una cosa che per certi aspetti è strana, no? Gente che sta camminando insieme con Gesù, ci sono anche i discepoli, devono essersi finalmente convinti che il maestro è molto attento alle persone, che il suo cuore facilmente si muove a compassione, che lui è venuto per portare una libertà, per portare un amore, per portare una vicinanza. Lui è lui stesso la prossimità di Dio. Come fanno a non capire che il maestro in qualche modo sono queste le persone che vuole incontrare? Capite? Camminano e non trovano altro di meglio da fare che rimproverare questo cieco affinché tacesse.
E allora questo cieco si mette a gridare ancora più forte, come dicevo all'inizio, non gli manca la voce. Quando uno è nella vera necessità, quando uno ha toccato il fondo, non si lascia scappare l'occasione quando questa si presenta, cerca di acciuffarla al volo e resiste anche a questo tentativo di essere zittito, di essere messo di nuovo da parte, di essere lasciato ai margini. Tu stai mendicando, a questo punto il giusto per sopravvivere ce l'hai, basta, non chiedere di più, arrangiati così come puoi. E lui va oltre, perché il suo cuore è un cuore capace di un ascolto più profondo. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. A questo punto Gesù si ferma, come si era fermato un giorno notando che Zaccheo era salito sull'albero per vedere, come si era fermato in un'altra occasione quando le persone hanno chiesto in qualche modo di incontrarlo, come si è fermato quando la emorroissa gli ha toccato il mantello. Si ferma e chiama, perché questo Gesù è venuto a fare sulla terra. Si ferma, chiama, si accosta o permette che noi lo accostiamo. Chiamatelo. Chiamarono il cieco, finalmente si sono convinti e gli dicono anche qualche parolina buona. Coraggio, alzati, ti chiama. E gettato via il suo mantello, balza in piedi e viene da Gesù. Ecco perché dicevo che c'è tutto il resto che gli funziona molto bene. Ma anche qui non è solo che gli funzionano le gambe, perché si alza in piedi e con un balzo va verso Gesù, che dice evidentemente anche una sua disposizione del cuore, dice forse un entusiasmo ritrovato, ma dice molto di più, lascia intravedere molto di più. E infatti Gesù gli dice: che cosa vuoi che io faccia per te? Rabboni, che io veda di nuovo. E va bene, e c'è questo miracolo, c'è questo intervento. Ma la cosa sorprendente, fino a un certo punto sorprendente, subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Gesù gli ha detto: va, la tua fede ti ha salvato. Intanto Gesù ha riconosciuto che la vista di questo cieco era una vista già ben sviluppata, era la vista del cuore credente, era la vista di colui che vedeva oltre quello che è l'occhio visibile, aveva una vista già aguzzata. Quando Gesù gli ha restituito quella fisica, ha fatto emergere la vista che in quest'uomo in qualche modo già intravedeva una salvezza. Va, la tua fede ti ha salvato. E allora subito lui vide di nuovo, e qui è inteso sia in senso fisico, ma una visione ancora più piena e più completa. Perché più piena e più completa? Perché non è soltanto una visione recuperata sul piano carnale, non è soltanto neanche una visione di una fede solo intellettuale o di una fede solo come fiducia, è una fede che diventa seguela, se lo seguiva lungo la strada. I discepoli insieme a molta folla seguono Gesù. Lo seguono o non lo seguono? Non sappiamo, perché non riconoscono la voce di questo disgraziato, cercano di metterlo a tacere. I suoi apostoli, due, vogliono i primi posti, gli altri 10 si sdegnano perché forse anche loro ambivano a quello, quindi non avevano capito nulla, eppure camminavano dietro Gesù, stavano facendo la stessa strada. Ma forse, anzi senza forse, Marco ci sta indicando in questo cieco il vero discepolo, uno che vede con la vista della fede e uno che la fede la fa diventare operosità, ma soprattutto la fa diventare sequela. Lo segue lungo la strada, non intende Marco solo dire si mette a camminare appresso Gesù lì, è la strada che porta a Gerusalemme, è la strada che porta alla croce. Dunque Bartimeo, il cieco, ci ricorda chi è il vero discepolo, si fida di Gesù e fa la strada fino alla croce col suo maestro. Buon cammino anche a voi.